Valli, automobili americane da sogno dal 1991. Quando soprattutto adesso arriva l'inverno vogliamo la macchina calda, perché vabbè, io purtroppo non ho il posto in box perché è un po' lunga. Allora io chiudo la mia macchina 10 minuti per uscire, accendo da fuori, da casa, e io salgo con la macchina calda. Cioè, oppure in estate, quando fa proprio caldo, c'è l'aria condizionata e io entro con la mia macchina bella. Mi stai abbracciando perché mi vuoi bene, c'è il microfono? Volevo darti un bacio con la lingua, però per non me è magari importante. Non è in caso io fare una roba. Lasciamo qua loro, sono molto più bravi no, di noi due. Vabbè, era una cosa che ci tenevo. E noi stiamo qua. Dai, parlate della Flex con le vostre parole. Vi va di introdurre. Tu l'hai guidata, gliel'ho fatta guidare. Ricordati il microfono, però, perché altrimenti fanno come te, che fai, okay. Facevi così col gelato. È la sindrome del microfono. Vado a dargli supporto col microfono. Dai, aiutala. La Flex, che è seller del mercato americano, mi hai insegnato tu, no? Un'avventura che è stata... Sono tre anni che sta spopolando, cioè hanno venduto più Flex in America che Smart in Europa, secondo me. Ha rapito con questa linea, se vogliamo squadrata, con quattro riprese sulle porte alle macchine anni 50, ha sconvolto l'America. Non chiedermi perché, dammi una tua impressione, tu la guardi e cosa dici? Io adoro le macchine con queste forme qui, mi piace molto la macchina squadrata, io non tollero e non sopporto la linea che ha preso il mercato delle europee di vetture tutte a cuneo. Guarda, una uguale all'altra, un obiettivo, perché me... ormai quando guardiamo un SUV tu puoi andare avanti a parlare, che io vado a prendere quella telecamera là, che altrimenti non abbiamo il totale di questa, perché sì, Pasquale da quando è dimagrito non c'ha più voglia. Tu vai avanti come e parla, ma io ti ascolto anche da là. Allora, mentre torno su, anzi, ve lo lascio a voi. Scusa, parlane con loro. Io intanto vado a pigliare le camere, qui, ragazzi, in mezzo. Okay. Ok, Franco ha centrato perfettamente l'obiettivo, nel senso che tutti i SUV sono uguali. Ormai quando incrociamo un SUV in autostrada dobbiamo andare a vedere sulla mascherina di che marca è, perché non lo riconosciamo. La Flex, secondo me, secondo Franco, secondo l'America, visto che ne hanno vendute così tante, ha quantomeno rotto il ghiaccio delle linee a cui siamo abituati a vedere. Marchino, tu cosa ne pensi di questa cosa? L'hai guidata? Ma io ho guidato questa macchina in questo tragitto dal tuo concessionario a questa splendida località di Monza. Devo dire che è simpatica, piacevole, all'interno sembra di viaggiare in un salottino e sinceramente ho un po' di invidia, mi piacerebbe vivere queste vetture così particolari. Cambiarle, prenderle, ma vieni, prendine una, lascia l'altra. Dipende quale tempo di consegna mi dai però dopo. No, ma ti faccio giocare, dai, ti ho dato il gettone per giocare una volta ogni tanto, non dire di no. Ma questo gettone è molto... là col tempo, uno all'anno è troppo poco. Vabbè. Non mi piacerebbe cambiarli quotidianamente. Allora vi rubo il microfono dopo, che quello lì mi ha fatto sudare. Quando la roba è distante devo andare io. Qui non c'è il sistema elettronico. Qua non c'è il sistema della cadena. Però devo dire che comunque l'accesso ai posti posteriori, che in questo mi puoi sganciare tu, che io ho una mano sola. Si solleva lì, tac, e via. E si va dietro, vado dietro. Vai dietro, vado divertiti. Dietro a scoprire il mondo della Flex, perché avere questo tipo di spazio. Quanto è lunga, Valli? Quanto è lunga questa? Oh, questa macchinina è meno di 5 metri. Ah, non è più di 5, pensavo fosse più no, di 5 no, metri. No, 4,98 metri. 4,98, per cui assolutamente anche razionale come ingombri. Non mancano anche qui invece i DVD, che è un qualcosa che questo tipo di vetture non può mancare, perché è chiaro che qua trovano posto i cuccioli delle famiglie, per cui da queste macchine non vogliono mai scendere. Stiamo guardando la versione di Titanium, che è la più ricca della Ford Flex, preparata dalla 3D Carbon. La 3D Carbon è un'azienda che si occupa di preparazioni speciali, hanno messo il tetto in carbonio, l'hanno abbassata un pochino. Voglio dire ai ragazzi a casa che non è un SUV ma che è una crossover. Si stanno rimpicciolendo i SUV, quindi è nata questa nuova categoria con questa nuova denominazione, che è ben vista anche in America, perché nel momento in cui abbiamo una famiglia come quella di Lucia e di Marco, allora scatta, certo. Il super SUV all'americana, e quasi mai lo comprano corto, cioè non c'è un film che non ci confermi questa regola, passano Suburban e cade la ESV, però nella taglia media stanno diventando piccoli anche loro, apprezzando il crossover, apprezzando la Flex, che come dicevo prima i ragazzi, mentre tu ti sei allontanato per la telecamera, ha sfondato un muro nuovo, no? Non dobbiamo più guardare sulla mascherina che macchina stiamo guardando, perché questo taglio ce l'ha solo lei. Che era quello che succedeva quando eravamo piccolini. Io viaggiavo con la testa di fianco al... non c'era il poggiatesta sull'Alfa Romeo che aveva mio papà. Io viaggiavo guidando praticamente virtualmente con mio papà, e quello che mi piaceva era guardare le vetture che c'erano in giro. Riconoscevi la Mercedes, vedevi la BMW, vedevi poche allora. Oggi fanno Fiat. Adesso non le riconosci più. Per cui quello che mi piace è poter dire: guarda, quella là è una Ford Flex. Per cui
io ringrazio gli americani che riescono ancora a fare delle vetture che a trovare qualche sono novità. Così comprensibili nella loro semplicità, perché alla fine, senti, è una scatola, giusto? Ed è fargli un complimento. È una scatola, però è bellissima. Poi voglio aggiungere che una macchinina così con 7.000 km la vendo a 40.000 euro. È una 3.500 V6 e... Franco, provala una settimana, sta macchina fa 11-12 km con un litro. Se pensi che il gasolio costa tanto quanto la benzina, se prendiamo i nostri, fa fatica a fare 8-9, andiamo a benzina in una silenziosità da barca a vela, cullata in una super Ford di super categoria. Assolutamente sì, ti do ragione come sempre, purtroppo io vorrei dargli torto, gliel'ho data sulle special moto ogni tanto, su quelle... Sempre sulle due ruote mi riesce più facile, sulle macchine non ce la faccio mai, ma prima o poi arriverà, non credo. Mauro, l'invito è al solito, vallistore.com. Voglio riportarti la Cadillac da provare, perché ti voglio vedere in camera car con quella lì. Yes. Devi provarla. E per il resto, ragazzi, ciao, alla prossima. Oggi scrivete. Il nostro spazio è finito. Scrivetegli che diventa pazzo, poi mi manda i messaggi di notte, mi dice guarda che mi ha scritto così e così, andate avanti. Massacriamolo, evviva Vallistore. Valli, automobili americane da sogno dal 1991.